La sindaca si è dimessa dall'ATI, adesso quali sono i vantaggi per il comune di Favara? Io, secondo il mio parere, il comune di Favara ha solo da perdere e non avere vantaggi, perché lei si trovava nelle stanze giuste dove si fanno le decisioni. Si dimette dall'ATI e perché, come dice lei, l'ATI non lavora, ma è lei l'ATI, lei è nel direttivo. E se, come sempre ha sostenuto, che è per l'acqua pubblica e le cose sono messe male, se l'ATI non lavora, lei doveva adottare altri metodi per far lavorare l'ATI, perché lei è l'ATI. Io non riesco a capire a che gioco si sta giocando, perché le dimissioni significa fate quello che volete, io non c'entro niente, e lavarsi le mani. E questo per uno che promette che deve lottare non va, secondo il mio parere. È sbagliatissimo. E ora, io il nostro sindaco non lo riesco a capire. Abbiamo chiesto da tempo per difesa dei cittadini un tavolo tecnico che non si fa, sempre non si fa. Per quale motivo non si fa l'unico strumento dove il cittadino si può difendere e dove anche lei può difendere il cittadino? E non lo fa. Dell'ATI si dimette. Ma che gioco sta giocando? Io questo non lo riesco. Io sarei contento di poter parlare con lei e dire: ma che cosa pensi? Che cosa vuoi fare? Tu, in tutto il tempo che è stata a fare la sindaca, che cosa ha fatto per i cittadini? Non ha fatto niente. Hanno mandato sempre i cittadini da Girgenti Acque quando dovrebbe avere un ufficio dove i cittadini devono rivolgersi, e questo neanche c'è. Allora, che cosa pensa la nostra sindaca? Eravamo male prima. Ma ora siamo peggio, secondo me, perché almeno prima con qualche sindaco si poteva parlare. Lei nemmeno questo fa, non ti fa nemmeno parlare. Ci fa pagare un depuratore che non funziona, ci fa fare un servizio che non esiste, l'acqua manca e ci fanno pagare lo stesso. Ma che cosa sta facendo? Quale cambiamento ha avuto del 5 Stelle? Il primo io che l'ho votata a sperare un cambiamento. Ha deluso tutti. E questo non va.